sicuramente è la vittoria più sudata dell'Olbia da quando sei arrivato sulla sicuramente panchina. Sicuramente la vittoria bella, con sofferta, con la voglia dei ragazzi di vincere, contro un avversario secondo me tra i migliori che abbiamo incontrato, al di là della classifica, che ha sempre giocato la palla, che ha dei giocatori di qualità sugli esterni offensivi, con degli errori, però una vittoria che conta, che vale, che rafforza la nostra coesione di gruppo, perché purtroppo vuoi o non vuoi, ho la sensazione che vengano date per scontato tante cose, invece vincere le partite non è mai semplice. Ci sono sempre gli avversari, da quando sono qua io abbiamo fatto 11 partite, in queste 11 partite i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, per cui oggi al di là degli errori gli vanno fatti i complimenti. Stiamo facendo un percorso, posso parlare da quando sono qui, percorso di un certo tipo, se noi andiamo a guardare la classifica quando sono arrivato la guardiamo ora, secondo me dobbiamo dire che qualcosa di buono è stato fatto, i ragazzi qualcosa di buono hanno fatto. Mister, le prime partite della sua gestione mi aveva colpito la quadratura che era riuscita a dare alla fase difensiva alla sua squadra. Oggi probabilmente dalla cintola in giù hanno fatto una grandissima partita, da centrocampo e in difesa magari qualche errore di troppo. Secondo lei a cosa ha fatto? Errori di reparto, magari la prima partita col caldo, un po' di distrazione, a cosa è dovuto? Ma io devo dirti che a caldo ti dico che in una situazione abbiamo sbagliato a livello difensivo, quando abbiamo messo un giocatore loro, il numero 9, davanti al portiere nel primo tempo che poi ha calciato fuori. Nelle altre situazioni abbiamo fatto degli errori in uscita, abbiamo perso delle palle, loro avevano dei giocatori velocissimi e fortissimi nelle ripartenze, per cui non condivido in pieno quello che tu dici, nel senso che abbiamo commesso sicuramente degli errori, però hanno provato ad applicarsi e sono stati comunque in campo in una maniera decente anche nella fase difensiva. Cioè Cossu e Mastinu hanno soprattutto, insomma, cioè, avere giocatori del genere sicuramente immagino che per un allenatore sia un'ottima cosa e semplifichi anche in partite del genere dove servono queste cose per vincere. Ma sicuramente in tutte le categorie la qualità fa la differenza e chi ha giocatori di qualità è sicuramente avvantaggiato. Il lavoro dell'allenatore deve essere quello di mettere in condizione i giocatori di utilizzare al meglio le proprie caratteristiche. È quello che cerco di fare io e quello che mi sembra che cerchi di fare anche l'allenatore del Cinzia in virtù dei suoi attaccanti veloci. Quindi concordo che la qualità è importante. Credo che vada abbinata a delle idee che altrimenti rimarrebbe fine a se stessa. Abbiamo sofferto perché siamo sempre stati a dover rincorrere il risultato, cioè rincorrere nel senso che ci hanno raggiunto, il primo minuto hanno sbagliato il rigore, non ci dimentichiamo quello, sono subito una ripartenza. Noi l'avevamo preparata la partita, sapevamo quali erano le caratteristiche, però poi al di là di tutto in una partita ci sono dei momenti in cui l'avversario viene fuori, l'avversario ha dei valori, però dovessi dirti che ci hanno schiacciato, che ci hanno messo alle corde, gli abbiamo regalato qualcosina e loro sono stati bravi a sfruttarli. Poi l'unica situazione dove la linea difensiva ha lavorato male è quella palla sopra che ha lasciato un giocatore loro davanti al portiere. Questa è la mia visione. Mister, una domanda su Cossu. Oggi con loro molto chiusi dietro era spesso lui che si abbassava a giocare la palla. Potrebbe anche fare lui il regista di centrocampo o è troppo importante la sua imprevedibilità negli ultimi 35 metri davanti? Cioè sarebbe sacrificato a giocare con una punta in più e Cossu per fare il regista oppure preferisce magari che si abbassi di più però dia imprevedibilità davanti? Vabbè, questo è un discorso interessante, nel senso che capisco cosa vuoi dire, però io credo che
non voglio, non posso chiedere ad Andrea di fare la fase difensiva in un certo modo, io ho bisogno di un mediano che mi giochi davanti alla difesa, che sia abile nel costruire gioco e che si muova in funzione delle scalate quando le mezzali escono, quindi in questo senso ritengo Geroni e Steri più adatti a svolgere un ruolo di questo genere, poi ci può essere un'occorrenza dove magari hai bisogno di vincere, di fare una scelta, ma non credo dall'inizio sia proponibile una situazione di questo genere. Andrea si abbassava perché trovava poco spazio tra le linee e per le sue caratteristiche, per la sua intelligenza tattica, bisogno di toccare il pallone, di dare comunque qualità nella giocata, si alternava con Enrico perché Enrico Geroni era marcata uomo dal loro centravanti, per non lasciare impostare da soli i due centrali si abbassava e lo ha fatto su richiesta, giustamente, anche perché preferisco lo faccia lui piuttosto che Coloritti o Gallo in questo caso. È anche vero che nel secondo tempo, quando le maglie si sono un pochino allargate, l'avete visto meno fare questo lavoro. Dicevamo col mister, una vittoria sicuramente molto sofferta, ma anche bella, profondamente maturata, qualche errore da parte vostra, però tante altre occasioni, forse di fare anche più di 4. Sì, diciamo che primo tempo abbiamo fatto tutto noi, sia in maniera positiva che in maniera negativa. Sono belle partite quando le porti a casa il risultato. Se avessimo perso non so quanto sarebbe stata bella. È bello soffrire, però se riusciamo a chiuderle prima come potevamo fare, secondo me è meglio. Ve aspettavate un Cinzia così? Noi abbiamo parlato col mister prima della partita. Sì, assolutamente sì. Poi sul campo è sempre un'altra cosa. Poi sul nostro campo poi è più facile giocare. Loro sono una squadra che gioca, molto penalizzata dal loro campo, dal loro terreno di gioco. Qua si sono viste tutte le loro qualità, soprattutto degli ottimi palleggiatori che hanno, giovani ma... Cioè il Nespoli dice che le ha esaltati, il Prato? Beh sì, chi prova a giocare palla a terra come loro ci riesce sul nostro campo. Nel loro è impossibile, di sicuro. Le maggiori difficoltà secondo te dove le avete incontrate? Il mister ha detto che alla fine le occasioni clamorose che hanno avuto loro, che hanno sfruttato, sono di vostri errori sostanzialmente. Sì, assolutamente. Tu sei sono d'accordo? Tutte ripartenze, diciamo errori di concentrazione nostra, perché sono occasioni che hanno avuto soltanto su palle sbagliate in uscita da noi. Non abbiamo sofferto il loro gioco, diciamo, erano molto sterili, però se sbagliamo così tanto ci sta anche che la perdi una partita del genere. Oggi davanti non avete mai dato punti di riferimento, partivi da una parte, poi hai fatto gol dall'altra, un po' centrali, si può dire che non praticamente vi hanno preso mai. Sì, diciamo che stiamo imparando a muoverci, perlomeno io, perché ero più abituato magari a giocare solo su un versante, adesso dando meno punti di riferimento e viene più facile magari smarcarsi. Sì, io ho una domanda semplicissima che è anche abbastanza scontata, ma è del tutto evidente che poi gli attaccanti dipendono molto anche da chi ti dà la palla e credo che comunque un costo del genere che è salito, mi pare, nell'ultimo mese di condizione in maniera evidente sia decisivo, però ho visto anche che l'intesa è cresciuta moltissimo poi, che credo che sia normale anche con gli allenamenti, con la conoscenza del giocatore di là. Diciamo che è lui che si è adeguato ai nostri tempi, secondo me, che sono magari un po' più lenti rispetto a quelli ai quali era abituato lui. Anche noi siamo abituati alle sue giocate, cerchiamo di valorizzare al massimo quei cioccolatini che ogni tanto ci mette dietro la spalla della difesa. A volte ci riusciamo, a volte no, però poi fa gol del genere, mettiamo le mani e lo abbracciamo. Beh, il tuo non era da meno, diciamo. Forse secondo me sono due sport diversi, quelli che faccio io e quello che fa lui, però vabbè. Diciamo che ce lo godiamo finché c'è. E a cosa? 16 gol, no? In campionato secondo me coppa. No, giocavo, sono un valore.